Mentre i nostri esponenti di governo si divertivano a fare propaganda, abbiamo perso in questi 4 mesi più di 1,5 miliardi di euro. La crescita abbastanza preoccupante dello spread ci ha fatto pagare molto e oggi siamo ridotti in questa situazione che i tassi dei mutui cominciano, sia pure in maniera non fortissima, ad aumentare. Il credito alle imprese da parte delle banche comincia a restringersi, si vedono segnali di freno pesante per la nostra economia, è un problema più generale di raffreddamento dello sviluppo, ma in Italia pesa ancora di più. E tutto questo, avendo ripetuto per mesi che non avremmo fatto un arretramento neanche di 1 millimetro, che il 2,4% di deficit era la nostra linea del piave, che avremmo spezzato le reni a Juncker, a Macron, a chi diavolo. Beh, adesso si stanno convincendo che la realtà non la si cambia con i tweet, con i social. Vede, i nostri principali esponenti di governo passano metà delle loro giornate per curare i tweet e per inseguire i social. Come lavorano questi nostri amici il governo? Hanno decine di giovani impegnati solo a marcare la presenza sui social. Decine di giovani. Fanno solo questo. La mattina io mi alzo per capire se va avanti un cantiere, se va avanti un investimento. No, questi si alzano la mattina e per metà mattinata fanno le riunioni per verificare i social come vanno, i tweet, i mi piace, i non mi piace, le palle, le pip, imbecillità. Il cambiamento, si sono autodefiniti il governo del cambiamento. Il cambiamento nasce dalla fatica. Dalla fatica dura, quotidiana, tenace, dalla concentrazione ossessiva sul lavoro, non dalla concentrazione ossessiva sui tweet. Adesso forse qualcuno comincia a capire che cambiare la realtà è un lavoro duro, difficile, che richiede perfino, ogni tanto perlomeno, qualche competenza, qualche capacità, diciamo. Ci siamo già fatti male. Adesso vedo segnali di resipiscenza, cominciano ad arrivare segnali di pentimento o, se vuole, di ravvedimento, non ancora operoso, ma di ravvedimento. Noi dobbiamo aprire le braccia a tutte le pecorelle smarrite che tornano all'ovile. Speriamo che ci tornino tutte quante e che non facciano del male all'Italia. I due cavalli di battaglia, reddito di cittadinanza e quota 100. Nessuno ha capito niente, neanche loro che ne parlano. Abbiamo assistito a delle cose francamente imbarazzanti. Il vicepresidente del Consiglio ha dichiarato che si stavano già stampando le schede sulle quali non ho capito se caricare i soldi o con le quali andare a percepire i soldi. Cioè, stiamo lì, ne abbiamo già sul vassoio, abbiamo già avviato la stampa, la produzione di 6 milioni di schede. Alla domanda, ma chi le sta facendo queste schede? Ma veramente stiamo vedendo. Era una palla, non hanno stampato niente. Alle domande di merito, ma ci spiegate cortesemente in che cosa consiste questo reddito di cittadinanza? Chi lo potrà percepire? A quali condizioni? Stiamo vedendo. Santo Dio, ne avete parlato per 10 anni. Potevate fare un minimo di approfondimento. 10 anni.
scioglievate un nodo l'anno e sapevamo di che si trattava. Siamo dovuti andare al governo per apprendere che in testa non hanno niente. Ricordate, ricostruisco rapidamente la storia. Noi eravamo partiti con dichiarazioni di Maio di questo tipo prima delle elezioni. Una famiglia con due disoccupati può avere fino a 1.700 euro al mese. Ha detto lui, 1.700 euro al mese, ovviamente. La cosa sembrava di un qualche interesse, diciamo la verità. Poi, quando sono andati al governo, hanno cominciato a balbettare. Siamo scesi ovviamente a 1.700, inutile dire, a 780 euro. 780 euro a chi? A tutti i disoccupati? Sì, non sono 780 euro così, ma sono legati alla formazione. Poi li puoi avere solo se accetti una delle tre proposte di lavoro che ti verranno fatte. Provi a immaginare in Campania, noi abbiamo, sarà 1 milione di disoccupati, centinaia e migliaia. Tre proposte di lavoro a ognuno di questi. E quanti posti di lavoro dovremmo avere a disposizione? E c'era bisogno di aspettare voi se avevamo tutti questi posti di lavoro. Si capisce niente. Chi è proprietario di una casa lo prende o non lo prende? Non si capisce. Dove può essere utilizzato il reddito di cittadinanza? Ci hanno detto prima nei negozi gestiti dagli italiani, poi nelle spese morali, non immorali. Il nulla. Alla fine, ovviamente, quello che rimarrà prevedibilmente è che cercheranno di dare qualche po' di soldi prima delle elezioni europee e la storia si chiude lì. Quello che indigna è il livello di cialtroneria di questi signori, l'abitudine a truffare i cittadini italiani, cioè l'abitudine a sfruttare anche la disperazione della povera gente per creare illusioni, sapendo che nella realtà quelle illusioni non si possono tradurre in fatti concreti. Ripeto la mia posizione, ci sono aree di povertà in Italia, rispetto alle quali un paese civile ha il dovere di dare un aiuto, ma si chiama povertà e si chiama stato sociale. Quello è un dovere per un paese civile, ma è un capitolo a parte. C'è un capitolo che riguarda le pensioni al minimo, non so se abbiamo la forza economica per reggere un aumento delle pensioni al minimo, ma in quel caso io riterrei un atto doveroso di giustizia e di solidarietà aumentare le pensioni al minimo nella misura maggiore possibile. Ma per il resto bisogna fare i conti con la realtà. Quota 100, ci sta dicendo l'Europa, cari signori, voi vi siete presi il lusso negli anni passati di mandare in pensione gente a 45 anni, 50 anni. Voglio fare questo piccolo ragionamento a chi ci ascolta. Uno Stato deve trovare le risorse per mantenere i grandi servizi di civiltà. La scuola pubblica, la sanità pubblica, il trasporto pubblico locale e così via. Pagare le forze di polizia, pagare i pensionati. In Italia lavora un 17% di forze lavorative attive rispetto alla Germania. In Germania lavorano 75 persone su 100, in Italia, media nazionale, 57 persone su 100. Cioè è come se noi dovessimo pagare tutti i servizi di civiltà avendo quasi un 20% di persone in meno che lavorano. Questa cosa, che è uno dei problemi strutturali dell'Italia, non può reggere a lungo. Non può reggere a lungo. Quindi l'obiettivo che hai è di ampliare la base produttiva, dare più lavoro ai cittadini, creare più ricchezza.
più ricchezza, altrimenti da qui a non molto tempo noi non avremo la capacità economica per mantenere i grandi servizi di civiltà. Questo è. Allora tutto quello che hai devi orientarlo verso gli investimenti, la creazione di ricchezza, di lavoro, non di assistenza. Allora la povertà è un capitolo a parte, ma tutto il resto deve essere concentrato sulla creazione di lavoro e di ricchezza. Se non si crea ricchezza, reddito, prodotto interno lordo, noi faremo fatica negli anni futuri. Questo è il punto vero di differenza rispetto alla manovra di governo. Se orientarla, come io ritengo, sulla creazione di lavoro e ricchezza, o se fare operazioni a breve che aumentano la spesa pubblica. Quota 100, reddito di cittadinanza e palle di questo tipo. Allora siamo su una direzione, una strada che è completamente sbagliata dal mio punto di vista. E se si percorre la seconda strada che ha detto, ovviamente ci saranno poi anni molto difficili per il paese, no? Possiamo immaginare. Beh, penso proprio di sì. Ma insomma, per la verità, gli ultimi segnali che arrivano sono segnali, come dico, di ravvedimento, di ravvedimento. Allora, stanno cominciando a imparare sulla loro pelle, quel che è peggio, sulla pelle dei cittadini italiani, che davvero la realtà non si cambia con i tweet, con i social. Questo può servire a farti aumentare, come dire, nei sondaggi, nel gradimento, anche nell'acquisto di voti a breve, ma questo non risolve il problema dell'Italia, che è, ripeto, quello di creare più reddito, più prodotto interno, più ricchezza e quindi più lavoro. Questo dovrebbe essere l'obiettivo. Ora abbiamo assistito ad atteggiamenti francamente imbarazzanti, veramente da cafoni arricchiti, in modo particolare alcuni dirigenti dei 5 Stelle, cafoni arricchiti, gente che perde la testa, va nelle istituzioni e si muove come se stesse gestendo una bottega di famiglia. Le istituzioni appartengono a tutti gli italiani. Quando stai in un governo, rappresenti l'Italia e hai il dovere di rappresentare anche chi non la pensa come te. È una regola elementare di civiltà democratica e istituzionale. Ma ripeto, come i cafoni arricchiti hanno perso la testa. Delirio di onnipotenza. Stanno nelle istituzioni per attaccare l'avversario politico, per fare il linciaggio mediatico, lo squadrismo mediatico, come se stessero a casa loro. Non hanno ancora capito che sono in un altro ambiente, in un altro mondo. Allora, mi auguro che anche alcune vicende personali aiutino questi valorosissimi dirigenti delle 5 Stelle a tornare con i piedi per terra. Si riferisce Io qua. alla vicenda del papà di Di Maio, naturalmente. No, io mi riferisco a Di Maio, non il papà. Papà è un sant'uomo, già è stato penalizzato dalla natura per aver ottenuto quella discendenza, diciamo. No, mi riferisco al giovanotto. Ecco. Io quando parlo di queste cose cerco di parlare a quella parte dei cittadini italiani e degli elettori, molti giovani, ma non solo giovani, che hanno immaginato di poter realizzare una speranza di rinnovamento guardando in quella direzione. Io vorrei recuperare queste persone ad una prospettiva diversa. Quindi polemizzo con i dirigenti, ma guardo con rispetto a chi ha votato da quella parte, perché ha ritenuto legittimamente di poter sperimentare una cosa. Però, liberi tutti di fare le proprie scelte, ma obbligati tutti a prendere atto dei fatti. Diavolo. Allora, possiamo truffare gli italiani
dicendo chiudiamo l'Ilva a Taranto, chiudiamo la TAP, e poi fare esattamente il contrario. Questa per me si chiama cialtroneria, truffa politica. Io non trovo altre parole. Hanno saltato nelle piazze italiane per 10 anni, onestà, onestà. Loro, unti dal Signore, gli unici portatori di morale pubblica e privata, il resto bande di delinquenti. Bene. I fatti. La Raggi si ritrova intestataria di polizze assicurative a sua insaputa. Fico non versa i contributi alla sua governante, alla quale dovrebbe raddoppiare i contributi per lo stress che sicuramente subisce nell'accudire uno come Fico. Di Maio. Non so se saltava anche lui in piazza negli anni passati, immagino di sì. Non voglio dire niente. Voglio solo ricordare che una settimana prima del voto del 4 marzo chiamava altri interlocutori politici assassini della Terra dei Fuochi. E non voglio dire nient'altro. Solo ricordare, sempre facendo l'elenco dei fatti, che quando torna in Campania va ad abitare in una casa nella quale c'è stato un abuso edilizio di 150 metri quadri. Non la veranda sul balcone, la finestrella, il bagno. Stupidaggi. No, 150 metri quadri, cioè un piano sopraelevato. Vive bene lì, rilassato, immagino, ma questo è. E così via. Ovviamente noi abbiamo un'altra anomalia tutta italiana rispetto alla quale mi auguro che il nostro paese si svegli dall'anestesia . Penso a Di Battista. Sarà il fatto che, ripeto, gli anni mi hanno consumato. Ma io l'immagine di uno che sta con la panza al sole da 8 mesi, pagato non so da chi, come campa questo, in Guatemala, dove diavolo sta? Dice che fa il giornalista, manda i pezzi al giornale. Ogni pezzo quando glielo pagano a questo? 500.000, quanto pazzo? Ora che questo stia lì a godersi la vita e ogni 48 ore manda un messaggio di commento politico. È una cosa che non si legge, diciamo. In un paese normale non si legge. Cristiani normali che si alzano la mattina per andarsi a guadagnare il pane non possono reggere una cosa del genere. Allora, quello che davvero indispone è la mancanza di coerenza, la truffa politica fatta agli italiani e questi comportamenti. Hanno fatto rapidamente il percorso, diciamo, dai salti in piazza ai salti in bocca. Stanno bene questi.